Alle 6 di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale. Tutti i movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate e ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato. Dei campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli. Ora io chiedo a tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti e vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Scusi. Presidente Warren. Per favore. Il leader dei Devianti è stato catturato. Il deviante noto come Marcus non è ancora stato individuato, ma presto lo troveremo e lo neutralizzeremo. Per favore! Presidente! È vero che gli androidi possono violare i nostri sistemi e anche quelli di centrali nucleari e basi militari? Tutti gli androidi operanti in luoghi ad alto rischio sono stati neutralizzati e i sistemi informatici disattivati per evitare ogni rischio di hackeraggio. La situazione è sotto controllo. Per favore! Per favore! Un convoglio di cobalto risulta essere scomparso e numerosi negozi di armi sono stati depredati. Conferma queste notizie? Al momento non ho informazioni in merito. Scusi, presidente! Presidente Warren! Presidente! Scusi! Gli androidi potrebbero essere una nuova forma di vita intelligente. Qualche commento? È una cosa ridicola. Prossima domanda, prego. Per favore! Presidente! Scusi, qui, grazie. Presidente! È vero che un gran numero di devianti è ancora in libertà? Al momento non disponiamo di tutti i dettagli, ma se così fosse, vi posso assicurare che presto saranno catturati e distrutti. Vi ringrazio. Per ora è tutto. Connor, modello 313-248-317. Sono atteso. Identificazione effettuata. Ok. Procedi. Seguimi. Ti scortiamo noi. Grazie, ma so dove andare. Forse. Ma io eseguo gli ordini. Scansione completa. Accesso autorizzato.
Agente 54, livello 31. Riconoscimento vocale valido. Accesso autorizzato. Si prega di indicare identità e destinazione. Agente 54, livello meno 49. Riconoscimento vocale valido. Accesso autorizzato. L'ultimo autobus è tra 20 minuti. Non ci resta molto tempo, dobbiamo muoverci. Stai bene? Ho tanto freddo. Vieni, non restiamo qui. No, non fatemi del male. Attento, in ginocchio! Che cosa faremo? Dobbiamo riuscire a prendere quell'autobus. Sta vicino a me. Proveremo a passare senza farci notare. Ce la faremo, Alice, te lo prometto. Non uccidetemi! Non ho fatto niente! Sta zitto, ho detto! Sono ancora tanti? Guardali, sono come ratti. Più cerchi e più ne trovi. Spero di non passare la notte qui. Mi sta congelando le palle. Ci vorranno settimane. Ci sono soldati dappertutto. Dobbiamo fare attenzione. Avanti, muoversi! Forza, dentro! Lo uccideranno.
Ok, andiamo. Ehi, tu. È un errore. Sono un umano. Voglio tornare a casa. Mia moglie mi aspetta e dobbiamo... Dobbiamo controllare tutti i civili. No. No, vi prego. Androidi del cazzo. Cara, hai rischiato la tua vita per me. Dov'è Alice? Si sta nascondendo. Cara, ci hai salvato. Te ne siamo molto grati. Vai, non farti vedere. Alice. Luther! Pensavo fossi morto. Temevo che non ti avrei più rivisto. Volevo incontrarti al terminal, ma mi hanno preso sulla strada. Forza. Ci siamo quasi, sbrighiamoci. Un posto di blocco. Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. Meglio cambiare strada ed evitare rischi. Non abbiamo tempo, perderemo l'autobus. Sì, ma sarebbe più sicuro. Umani armati non mi piacciono. Mi rendono nervoso. Mantieni la calma, ok, Luther? Non fare nulla se non lo dico io. Documenti, prego. Non sapete che c'è il coprifuoco? Nessun civile è ammesso se non per un'emergenza. Dove andate? Mia figlia ha dormito a casa di un'amica. Siamo andati a prenderla, ora torniamo a casa. Sospetta qualcosa. Stai calmo. Andrà tutto bene. Tutto ok, piccola. Sta tremando. Stai bene? Ha freddo. Dobbiamo riportarla a casa in fretta. Scusi, ma dobbiamo essere cauti. Ci sono devianti in giro, i nostri uomini sono nervosi. Via, tornate a casa. Grazie.
Ehi, un momento. Lo so, cara. Ci ammazzeranno. Non fare niente, Luther, hai capito? Spareranno. Uccideranno Alice. Ti è caduta? Grazie. Non c'è di che. Oggi, 11 novembre 2038, è il giorno in cui gli androidi hanno imbracciato le armi contro gli oppressori. Da stamattina combattiamo per liberare i nostri dai campi. Non cesseremo le ostilità finché non saremo liberi e finché non ci verranno concessi pari diritti. Siamo milioni e milioni e niente ci può fermare. Allerta. Merda. Tranquillo, pezzo di merda. Sta indietro, Connor! E lo risparmierò! Scusa, Connor. Il bastardo è uguale a te. Il terminal. Siamo arrivati, è fatto! Solo passeggeri con biglietto. Tutte le tratte sono sospese fino a nuovo ordine. Senza biglietto non ci faranno salire. Siamo bloccati qui. Che cosa facciamo?
Controllo sicurezza. Non si muova. Controllo sicurezza. Non si muova. Rapito la mia bambina! Oh, Todd! Sicurezza! Da questa parte! Non farlo, Todd. Se ci consegni, moriremo. Quando tua moglie ti ha lasciato, si è presa vostra figlia. Non potevi stare senza. Così hai comprato un androide. Una bambina per sostituirla. Pensavi che l'avresti amata. Che ti avrebbe fatto dimenticare. Ma niente può sostituire un figlio. Volevo solo dimostrare a me stesso di essere un buon padre. Lei si sbagliava. Ma poi ho combinato ancora casini. Aveva ragione alla fine. Non le meritavo. Mi manca la mia piccola. Non sai quanto mi manca la mia bambina. Qualcosa non va, signore? No. Mi sono sbagliato. Scusa. Buona fortuna. Controllo sicurezza. Marcus. Non si muova. Piaci molto a Oliver. È sua? Sì. È adorabile. Ok. Sandwich presi, chiamato tua madre. Muoviamoci o perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro, in borsa. Bene, andiamo allora. Scusa, non sai quanto mi dispiace, ero sicura. Merda, non ci credo. Cosa sarà successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino, la busta deve essermi caduta. Fanculo.
Mi scusi, non è che ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano i nostri biglietti e... Boh, lasci stare. No, mi spiace. Che cosa faremo? Non possiamo restare qui. Dobbiamo portare al sicuro Oliver. Scusami, amore. Non so cosa è successo. Le avevo qui, nella borsa. Controllo sicurezza. Non si muova. Non si muova. Biglietti, prego. Sì, eccoli. Ok, procede. Che ne sarà di quella famiglia e del loro bambino? Moriranno per colpa nostra? No. Certo che no. Potrebbe presto scoppiare una guerra civile a Detroit. Le forze armate si preparano a sedare la ribellione androide. Sembrano diretti verso i campi in cui gli androidi sono confinati per essere distrutti. I soldati si posizionano nel perimetro del campo di Art Plaza. Le autorità potrebbero scontrarsi con gli androidi ribelli da un momento all'altro. Libertà o morte. Libertà o morte. All'attacco! Si sono riuniti e sono anche armati molto meglio di noi. Agiremo in fretta travolgendoli, non c'è altro modo. Dobbiamo farlo. Dobbiamo raggiungere quel campo e liberare gli androidi. Attento, Marcus. Abbiamo bisogno di te. Copritevi!
Stavolta non puoi salvarmi, Marcus. Il sangue versato ci resterà addosso per sempre. E resta nascosto, ok? Va bene. Mio segnale! Al mio segnale! Al mio segnale! Ora! State fermi! In posizione! Seguitemi! Non possiamo avanzare! Quella mitragliatrice spara tutto quello che si muove! State fermi! State fermi! State fermi! Per Jericho! In posizione! Al mio segnale! In posizione! Per Jericho!
Marcus, è finita! Dobbiamo andarcene via subito! La vita del tuo amico è nelle tue mani! È ora di decidere cosa conta di più! Lui o la rivoluzione? Non dargli retta! Sta dicendo solo menzogne! Quell'umano non significa niente! Uccidilo se vuoi, non mi interessa! Ho accesso alla tua memoria! So che hai sviluppato un certo attaccamento a lui! Sei davvero pronto a farlo morire? Dopo quello che avete passato? Intendi davvero voltare le spalle a quello che sei diventato? Se mi arrendo, come so che non lo ucciderai? Farò solo lo stretto necessario per compiere la mia missione. Decidi tu se includere o no la morte di questo umano. Basta parlare! Devi decidere chi sei veramente! Salverai la vita del tuo collega? O sceglierai di sacrificarlo? Va bene, va bene. Hai vinto. Hank, non so come avrei fatto senza di lei. Lo uccida, non abbiamo tempo da perdere. Sono io, Hank. Sono il vero Connor. Uno di voi è il mio collega. L'altro è un sacco di merda. Ma chi dei due è chi? Che sta facendo, Hank? Sono io il vero Connor. Mi dia la pistola e io penserò a lui. Fermi! Chiedici qualcosa che solo il vero Connor conosce. Dove ci siamo conosciuti? Al bar di Jimmy. Dopo averne girati quattro prima di trovarla, siamo andati sulla scena di un omicidio. Il nome della vittima era Carlos Ortiz. Ha caricato la mia memoria. Come si chiama il mio cane? Sumo. Il suo nome è Sumo. Lo sapevo anch'io. Non... Mio figlio, come si chiama? Cole. Si chiamava Cole. Aveva 6 anni il giorno dell'incidente. Non è stata colpa sua, tenente. Un camion ha sbandato sul ghiaccio e l'auto si è ribaltata. Cole doveva essere operato subito, ma non c'erano umani disponibili. Così è stato operato da un androide. Cole è morto. Ecco perché ci odia. Uno di noi è responsabile per la morte di suo figlio. Cole è morto perché il chirurgo umano era troppo fatto di red eyes per operare. È lui che mi ha portato via mio figlio. Lui è questo mondo dove si va avanti solo grazie a... una cazzo di polverina. Sapevo anch'io di suo figlio. Avrei detto esattamente la stessa cosa. Non lo ascolti, Hank. Sono io che... Da quando ti conosco ho imparato molto. Forse significa qualcosa. Forse sei davvero vivo. Forse renderete voi questo mondo migliore. Coraggio, fa ciò che devi. Oh,
Svegliati! Scusi, cosa succede? Dogana, tutti i passeggeri devono scendere. Circolare, forza! Da questa parte. Misurano la temperatura. Siamo in trappola. Che cosa faremo, cara? A posto, c'è. Non temere, Alice, andrà bene. Il prossimo. Non riusciremo a passare. Lo sappiamo entrambi. Mi inventerò qualcosa. Deve esserci una soluzione. Non lasceremo che ci fermino. Siamo così vicini. Ora quello che conta siete tu e Alice. Posso salvarvi, cara? No. No, troveremo un altro modo. E se non c'è altro modo, io lo farò. Androide! Mettiti in ginocchio! Jerry. Hai rischiato la vita per salvarci, cara. Se un giorno avrete bisogno, io ci sarò. A posto, Jerry. Il prossimo. Thank you.
Documenti. Aspettate. Torno subito. Dove credete di andare? Mia figlia deve andare in bagno. Ma certo, Molly, sarete al sicuro. Cercano gli androidi. Non ce la faremo. Dovete farci. Sapete che fanno se vi prendono? Lasciate Detroit. Cercano gli androidi di casa in casa. Siamo scappati prima che qualcuno ci tradisse. E che ne è degli altri? Stanno passando il fiume proprio ora. Adam e io li raggiungeremo presto. Cos'è successo a Marcus? Sta attaccando uno dei campi di smaltimento proprio ora. Non so se avrà successo. La violenza porta solo altra violenza. Rose, qualunque cosa succeda, ci sarò, cara. Capivo perché mia madre volesse aiutarmi. Mi ha fatto capire chi ha ragione. I metodi di Marcus non mi piacciono. Ma siete vivi. Meritate di essere liberi. Spero che un giorno capiscano anche gli altri. Prossimo. Documenti. Vogliamo solo la libertà.
Sono androidi. In ginocchio! No! No! Luther! Mi dispiace, Alice. Ti voglio bene, cara. Ti voglio bene anche. Riceviamo notizie particolarmente gravi da Detroit. Jazz, sei in onda. Cosa sta succedendo? Androidi. Migliaia di androidi stanno invadendo le strade di Detroit. Sono sparsi ovunque. È incredibile. Da quello che sappiamo, gli androidi arrivano dalla torre della Cyberlife, che nella sua fabbrica di assemblaggio custodisce milioni di automi. Ondate di persone stanno lasciando la città. Sembra un esodo. La popolazione di Detroit sta cercando di sfuggire al conflitto con ogni mezzo. Un disastro. Un vero disastro senza precedenti. Per la prima volta nella storia, una città degli Stati Uniti d'America sta cadendo in mani nemiche. Oggi, 11 novembre 2038... diversi milioni di androidi hanno invaso la città di Detroit. Per evitare il rischio di ingenti perdite tra i tanti civili, non ho potuto fare null'altro che ordinare alle nostre forze armate di ritirarsi. Gli eventi di Detroit hanno cambiato per sempre il nostro mondo. L'umanità combatte una nuova realtà, determinata da un'altra forma di vita intelligente con cui sarà costretta a condividere il pianeta. Possa Dio proteggere gli Stati Uniti d'America. Gli umani lasciano il campo! Vittoria! Gli dovresti parlare. Io? Marcus è morto. Tutti a Jericho sono morti. Sei tu che hai sconfitto gli umani. Sei tu che ci hai spronato, Connor. Connor, tutto è andato secondo i piani. Quale piano? Diventi un deviante, il successo della rivoluzione, tutto oltre le nostre aspettative. Abbiamo pianificato la rivolta degli androidi e ora controlliamo il suo unico leader. Complimenti, sei l'innegabile successo della Cyberlife.
è stato perfetto. Non rovinare tutto! Mi spiace, Connor, non possiamo permetterlo. Deve esserci un modo!